Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuova digressione casuale. Oggi 15 novembre 2015, come tutte le digressioni casuali, sono quei flussi di pensieri che c'hai qui e che non vedi l'ora di dover dire al pubblico, quindi accendi una telecamera e lasci fluire. Cosa devo lasciar fluire oggi? Oggi 15 novembre, reduci da un attentato in Francia. Non so quante persone sono morte, un centinaio circa, oggi c'è pure una povera italiana, pace all'anima sua, ci dispiace. Rimane il fatto che improvvisamente tutti i media rimbalzano queste 100 persone morte in Francia a causa di questi disgraziati siriani dell'ISIS. Neanche 2 settimane fa era caduto un aereo russo con 220 morti, ma sono russi, mentre per la Francia è giusto che YouTube mette le bandierine, Facebook mette le bandierine, tutti quanti accendono le candele. Quando muoiono 220 russi non ce ne frega niente a nessuno, perché sono russi, che ce frega, non bisogna dargli tutta sta pubblicità. E questi poveri russi sono stati abbattuti in Egitto, quindi da chi sono stati abbattuti? Le prime notizie dissero che l'aereo era stato abbattuto da un simpatizzante dell'ISIS, ma uno dell'ISIS, uno che simpatizzava, vabbè, ma lasciamo perché ci sono pure i simpatizzanti, no? Un po' come i tifosi, non ho ben capito sta cosa, ma rimane il fatto che ultimamente l'attenzione viene spostata su ste 4 persone, 600, 200 persone morte nelle nostre nazioni. Da una parte la Russia, così pure la Russia deve odiare l'ISIS, da una parte l'Europa, così anche l'Europa deve usare l'ISIS, e finalmente possiamo scatenare una nuova guerra alla Siria. Ma perché sta povera Siria adesso ce l'hanno tanto con lei? Perché fino a qualche anno fa era l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia e qualcun altro, e oggi ce l'hanno con sta benedetta Siria? Boh, io che sono abituato un po' a vedere le cose unendole tra quei pochi dettagli che si hanno a disposizione, perché sicuramente quello che ti posso dire io oggi è verificabile, lo puoi vedere, ma sicuramente non sarà il piano completo, però basta a volte osservare le cose un po' più dall'alto. Ricordiamoci che un buon mago, un buon mentalista, un buon prestigiatore, come fa a farti il gioco? Come fa a farti sparire qualcosa sotto gli occhi distraendo l'attenzione? Ricordiamoci che alla base dei giochi di prestigio, alla base dell'ipnosi, alla base di qualunque cosa, alla base delle manipolazioni, c'è lo spostamento del focus verso qualcosa, così che in maniera tale che qualcos'altro viene celato e viene fatto sotto i tuoi occhi senza che tu te ne accorgi, perché la tua visuale, la tua focalizzazione, il tuo focus è messo da un'altra parte. Quindi guarda questo e nel frattempo questa mano ti fa sparire qualcosa oppure fa qualcos'altro. Questa è la base dei giochi di prestigio, nonché la base della distrazione, nonché una base del funzionamento della nostra testa. Quindi adesso ci pongono l'attenzione su questi brutti, maledetti e cattivi dell'ISIS. Prima ce la ponevano su Saddam, poi ce l'hanno posta su Al-Qaeda, poi ce l'hanno posta su qualcun altro. C'è sempre qualcuno di brutto e cattivo che puntualmente deve essere attaccato, ma non gli puoi fare una guerra così, perché devi avere prima l'appoggio del pubblico e tutti quanti che lo odiano per dire sì, incitiamo, andiamo lì e distruggiamoli, facciamogli la guerra. E quindi per fare questo deve succedere qualcosa di brutto, perché se no come fai a spingere tutta la a convogliare la mente delle persone verso una idea collettiva belligerante verso questi poveri cristi che chissà poi da chi vengono finanziati? Ma lasciamo perdere. Quindi questo è il giochino di prestigio. Che cosa è accaduto? Adesso vediamo alcuni piccoli dettagli. Voglio farti notare questo. Mi sono scritto alcuni piccole cose che puoi trovare ovunque su internet. Innanzitutto, penso tu sappia chi siano i Rothschild. Il capostipite della famiglia Rothschild, diverse centinaia di anni fa, diceva: non mi interessa quale burattino sarà messo al governo inglese in quel caso, o comunque al governo di qualunque nazione, mi interessa chi comanda e fornisce il denaro alla nazione. Perché chi comanda e fornirà il denaro alla nazione comanderà anche i governi. E lui forniva il denaro alle nazioni. Rothschild, capostipite di questa famiglia che ancora oggi è la più potente del mondo e che è a capo delle 8 famiglie più potenti che comandano praticamente le banche di tutto il mondo, mirano appunto a fare questo, cioè ovvero a stabilire una banca centrale con il sistema del signoraggio bancario, quindi a fornire la moneta con o senza signoraggio, l'importante è stampare moneta, l'importante è avere la banca centrale che comanda il denaro del governo, quindi che presta il denaro al governo, quindi una banca privata che presta il denaro al governo, un po' quello che accade in Occidente, in America, ovunque.
Bene, da quando è nato Rothschild, da quando ebbe questo piano, ha conquistato più o meno tutto il mondo, un po' come se giocasse a risico. Qui ce l'ho, qui ce l'ho, qui ce l'ho. Le banche di Rothschild sono ovunque e comandano le banche centrali della maggior parte delle nazioni al mondo. Nel 2000, mi pare nel 2000, negli anni 2000 più o meno, le uniche nazioni che non avevano le banche di Rothschild erano, vediamo se ti ricorda qualcosa, Afghanistan, Iraq, Sudan, Libia, Siria, Cuba, Nord Corea e Iran. Sono in genere quelle nazioni che sono sempre viste come brutte e cattive, stranamente. Chissà come mai quando succede qualcosa sono sempre loro di mezzo che devono fare, che hanno fatto qualcosa di brutto. Beh, non ci dimentichiamo che con l'11 settembre a chi è che abbiamo fatto la guerra? A Afghanistan e Iraq. Ah, attenzione, ovviamente le banche di Rothschild vanno dove c'è ricchezza, non è che vanno nei paesi più poveri dell'Africa, vanno nei paesi più ricchi dell'Africa, perché quelli poveri possono pure morire. Ma quando mi parli di, che ne so, di Sudan o cose va, o Egitto o queste nazioni qui, allora è importante perché ci sono riserve di petrolio, di materie prime, di gas, di pietre, di diamanti o qualunque altra cosa. Quindi è importante che ci siano delle nazioni ricche dove bisogna porre la banca centrale. Queste povere nazioni non avevano la banca centrale e si opponevano a questa. Come si fa per mettere una banca centrale? Il primo passo è vai dal governatore e gli offri un prestito della Madonna, così che questo governatore non potrà mai ripagare il prestito e a quel punto tu gli imponi le conseguenze e poni lì la tua base e comandi tu. Se ciò non accade perché il governatore non accetta il tuo prestito, fai fuori il governatore. Beh, è abbastanza semplice, questo lo abbiamo visto in diverse occasioni. Se poi fai fuori il governatore e non riesci comunque a piazzare la tua banca, fai una guerra, invadi il paese e lo poni con la forza. Questo in genere è lo stratagemma, questo è accaduto un po' ovunque. Ora, ovviamente per scatenare una guerra non è che la puoi scatenare così, devi avere sempre un pretesto. Il pretesto viene costruito ad hoc, è stato così per la Seconda Guerra Mondiale, è stato così per l'Afghanistan e per l'Iraq, per Saddam, per Al-Qaeda, per tutti. Non ci dimentichiamo che per scatenare una guerra hanno dovuto far cadere due torri gemelle, o meglio, attenzione, non è che l'hanno fatte cadere, hanno, guarda caso, sono accadute proprio in un determinato momento, così che hanno avuto il pretesto di convogliare tutta l'opinione pubblica verso questi brutti e cattivi e dirgli sì, facciamo la guerra. Oggi, quindi Afghanistan e Iran hanno messo, li hanno conquistati, si sono presi le loro brave risorse e hanno messo la loro brava banca centrale dei Rothschild, quindi Afghanistan e Iran li abbiamo tolti dal 2011 in poi, ma già dal 2003 stavano lavorando così, poi dal 2011 è stato l'apoteosi, quindi sono entrati tranquillamente. Poi sono andati oltre, hanno messo la banca anche in Libia, hanno messo la banca anche in Sudan. In Sudan, cosa è successo nel Sudan? Parliamo del 2011, anche lì una guerra civile interna che ha ammazzato 2 milioni di persone. Non 100, non 200, poveri cristi, che facciano tutto sto casino perché sono morte 100 persone. Ma lì ne sono morti 2 milioni. Avete sentito un po' di battage pubblicitario riguardo a questi 2 milioni di persone nel Sud Sudan nel 2011 che sono morte? No. E com'è finita la rivoluzione? Com'è finita la guerra civile? Quando il capo di là ha finalmente accettato di vendere il Sud Sudan meridionale al Fondo Monetario Internazionale, ovvero alla Banca Centrale, ovvero ai Rothschild. E guarda caso qualche giorno dopo l'azienda di Stato di produzione del petrolio del Sud Sudan ha fatto una joint venture con una delle aziende collegate ai Rothschild per creare una nuova azienda di cui il 49% era appunto per la gestione, la produzione, la vendita del petrolio del Sud del Sudan, con una appunto al 49% con un'azienda legata ai Rothschild. Quindi questo è quello che accadeva nel sud del Sudan. Adesso cos'è rimasto ancora? Il nord del Sudan, che non è ancora sotto i Rothschild, la Libia ce l'hanno fatta, hanno messo anche lì la loro bandierina. Quindi ci rimane il nord del Sudan, ci rimane la Siria, ci rimane Cuba, ci rimane la Nord Corea e ci rimane l'Iran. E adesso stanno andando in ordine, adesso è il momento della Siria. La strategia è sempre la stessa.
Attenzione, voglio far notare anche una piccola cosa che è successa in Egitto. Forse anche questo ti sarà sfuggito. Io vado in Egitto da 6 anni, facciamo un corso lì tutti gli anni e puntualmente ogni anno c'è qualche casino. Puntualmente la gente si preoccupa, noi puntualmente partiamo perché ovviamente i casini sono soltanto mediatici. Se tu parlassi con gli egiziani, sapresti la vera storia dell'Egitto. Ricordiamoci, ricorda sempre una cosa, ricorda questa massima, questo aforisma. La storia la scrive chi vince. Quindi quello che tu senti o che leggi sui libri o che senti nella tua televisione è detto, è scritto da chi comanda quella televisione. Se tu andassi a sentire l'altra campana dall'altra parte, sentiresti cose del tutto diverse. Nel novembre del 2012, in Egitto, dopo un po' di rivoluzioni popolari, si autonomina presidente il presidente Morsi, ovvero leader dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono ritenuti una fazione terroristica, un'organizzazione terroristica. Da chi sono ritenuti dei terroristi? Dalla Siria, dall'Egitto, dalla Russia e da tutta questa gente qui. Quindi tutti quelli cattivi, ricordiamoci, quindi cattivi ritengono i fratelli musulmani dei terroristi. Il capo di questi terroristi si è autonominato presidente nel novembre del 2012. L'intero Egitto scende in piazza. Senti gli egiziani e chiedi che cosa è successo dopo l'elezione di Morsi. Morsi ha scatenato il putiferio, il popolo si è incazzato come una biscia, credo sembra sia entrato nel Guinness dei primati perché milioni di egiziani sono scesi in piazza a protestare, proprio come facciamo noi italiani che scendiamo in piazza solo per quando vince l'Italia al calcio. Milioni di gente che protesta, tanto che i militari egiziani si sono schierati dalla parte del popolo e hanno con il popolo fatto il colpo di Stato. Giugno 2013. Colpo di Stato, vengono buttati fuori i fratelli musulmani. Attenzione, Morsi da chi era finanziato? Se era visto come un terrorista dalla Siria, dalla Russia, dall'Egitto, da chi è che prendevi i soldi? Perché se no non è che questi diventano capi dell'Egitto senza dei finanziamenti. Indovina un po', ti lascio indovinare da chi potevano essere finanziati i fratelli musulmani. Non te lo voglio dire io perché è talmente scontato che non ha senso neanche che te lo dica. Quindi questi qui che erano filo occidentali o pagati dall'Occidente o pagati da chi voleva mettere anche lì le loro bandierine, e ovviamente prendersi e controllarsi tutte le riserve e tutti i beni dell'Egitto, perché l'Egitto è una nazione straricca, lì fai un buco e viene fuori petrolio. Cosa fa? Chi finanziava i fratelli musulmani gli gira le balle, e quindi che cosa fanno? Cercano di devastare l'Egitto come? Andandogli a togliere una delle risorse primarie, il turismo. E guarda caso, improvvisamente viene dato l'obbligo a tutti i vari governi alleati di stroncare i viaggi verso l'Egitto. Questo sta accadendo da anni, attenzione, io ogni anno vado in Egitto e ogni anno vedo questo. Non mi potrò mai dimenticare chi è venuto con me quell'anno, il biglietto, quando partimmo, la convocazione del nostro tour operator, quando ci scrisse. La convocazione, che sapete, arriva quando devi partire, no? E qui c'è scritto ti devi presentare allora tot all'aeroporto in questo punto. Bene, erano 8 pagine. 8 pagine di convocazione in cui 7 pagine erano puro terrorismo psicologico. Sono scritte cose del tipo ricorda che tu stai andando in Egitto e la situazione in Egitto è molto pericolosa. Sappi che ben 20 anni fa c'è stato un attentato in cui sono morti 2 turisti. Sappi che 15 anni fa è successo questo, questo e quest'altro. Sappi che... Cioè era di questo tono. Io ho detto ma siamo veramente scemi o cosa? La devo trovare quella mail perché da qualche parte ce l'ho ancora. È come se uno si facesse il biglietto d'aereo per l'Italia e ti dicessero guarda che tanti anni fa è scoppiata una bomba a Bologna e sono morte delle persone, eh? Cioè tu stai andando in Italia, bada che l'Italia è pericolosa. Cioè questo era quello che accadeva 2 anni fa in Egitto in concomitanza con questo bordello. Vai in Egitto e parli con gli egiziani, ti spiegano un po' come funziona. Stanno stroncando il turismo. Guarda caso adesso cosa rifanno? Lo fanno nella stessa maniera. Cosa fanno? Bombardano, sparano, non si è ben capito se ci hanno messo una bomba a bordo, se l'hanno sparato con un missile terra-aria venduto dagli inglesi o qualcosa di simile, non è ancora ben chiaro. Rimane il fatto che sti poveri 220 cristiani russi morti su questo aereo che volava verso Sharm el-Sheikh
Ora creano di nuovo un altro pretesto per stroncare la cosa egiziana e quindi di nuovo alcune compagnie non volano più in Egitto e c'è di nuovo lo sconsiglio della Farnesina e bla bla bla. Sono 6 anni, questo è il settimo anno che è così. Ogni anno c'è sempre la stessa cosa. Gli egiziani puntualmente dicono sì, anche quest'anno. Andate in Egitto, venite in Egitto, chi verrà con me potrà chiedere agli egiziani e si renderà conto di quello che accade. Quindi, ricapitolando, Afghanistan e Iraq l'hanno fatto, l'hanno conquistato, il sud del Sudan l'hanno preso, la Libia l'hanno preso, rimane sta Siria, povera, Cuba, Nord Corea, Iran, adesso tocca alla Siria, ovviamente non possono fare guerre tutti assieme perché non c'è gusto, non diventa facile. Quindi ora la Siria, quindi ci tocca avere un ISIS, ci tocca avere degli altri attacchi terroristici, ci tocca dar la colpa a loro qualunque cosa, ti ho detto, è successo questo casino in Egitto ed è stato un simpatizzante dell'ISIS, uno che ne so, boh, era simpatico, non so come si fa a simpatizzare l'ISIS, io sono simpatizzante dell'ISIS e lo hanno scoperto che è stato lui a mettere sta bomba sull'aereo o a fare qualcos'altro. Queste sono state notizie che si trovano online, quindi attenzione, potrebbero anche essere delle minchiate pazzesche, cosa probabile. Ma viene detto questo alla gente, così che la gente non sa manco che vuol di ISIS, ma deve avere paura dell'ISIS. E quando si sente ISIS tutti quanti si devono preoccupare. Ora questo poi comporta una maggiorazione, quindi l'autorizzazione a maggiorare le difese, a comprare altre armi, ad aumentare i livelli di difesa, a poterti controllare sempre di più, a poter limitare la tua libertà d'azione per ovviamente per proteggerti, non per fare qualcos'altro. E nel frattempo, mentre qualche giorno fa in Francia succede sto delirio, il giorno dopo, visto che siamo in campagna elettorale in America, già qualcuno dei candidati, quelli filo guerrafondai, perché ricordiamoci che in America ci sono quelli che vengono pagati dalle case farmaceutiche e che fanno tutto per le case farmaceutiche, o insomma buona parte perché devono rientrare i soldi, e chi invece viene pagato dai guerrafondai, quindi dalle costruzioni d'armi, e quindi deve fare guerre. Guarda caso, uno dei candidati, fondamentalmente guerrafondai, storicamente guerrafondai, dice subito che non dobbiamo gestire l'ISIS, ma dobbiamo combatterlo e distruggerlo. E chi meglio di adesso? Adesso abbiamo in Egitto così che anche i russi ce la possono avere contro l'ISIS, in Francia così che anche gli europei si possono incazzare contro l'ISIS e adesso tra qualche un po' vedremo che avremo una buona scusa per attaccare anche la Siria e piazzare il predominio di Rothschild anche là. Quindi, che dire, ho parlato tantissimo. Non so se ho detto cose vere o no, però poniamoci dei dubbi, cerca su internet, informati con la gente, parla con la gente, senti la gente che vive in Siria, in Egitto, in Ucraina, quando è successo il volo dell'Ucraina, tra l'altro, di cui anche lì è sparito tutto, non si è saputo niente, non è stato più detto che è stato attaccato da un missile a frammentazione che ha ammazzato tutti. Ci sono le informazioni, ma ovviamente non ti vengono dette in televisione. In televisione ti viene mostrata solo la realtà che è utile per te. Ricordati il prestigiatore, mostra questo, fa attenzione a questo, guarda qui e nel frattempo io ti faccio il casino. Quindi guarda i 100 morti in Francia, lasciamo perdere quelli in Russia, guarda quello che attacca qui, lasciamo perdere i 2 milioni in Sudan, guarda tutto quello che devi guardare, basta che ti distrai da quello che noi realmente stiamo facendo, mettendo in atto da 300 anni quello che stanno facendo i Rothschild ormai da, appunto, non ricordo neanche quanti anni, ma insomma ormai il loro predominio è completo. Ti metterò qui sotto nella descrizione di questo video su YouTube tutta la lista di dove i Rothschild hanno le loro banche, sono proprietari di tutte le banche, compresi la Banca d'Italia. Ricorda che la Banca d'Italia non è dell'Italia, è dei Rothschild, cioè è di banche private a cui poi fanno capo loro. Quindi che cosa dire? Oggi, 15 novembre 2015, voglio terminare questa digressione, uno, consigliandoti di informarti. Due, consigliandoti di osservare non dove ti vogliono far porre l'attenzione, ma dove te la stanno distogliendo. Quindi quando succede qualcosa chiediti, da cosa mi stanno distogliendo l'attenzione? Piuttosto che attaccare e perdere tempo a fare attenzione a quello che ti viene detto. Ovviamente, attenzione, in tutto questo ci sono sempre delle povere anime che perdono la vita. Pace all'anima loro e a loro mandiamo tutto il nostro amore. Ed è proprio per loro e per evitarne tante altre che dobbiamo svegliarci e dobbiamo in assoluto vedere, osservare con i nostri occhi, osservare oltre quello che ci viene detto e che ci viene visto e che ci viene fatto vedere, oltre quello su cui ci viene fatta porre l'attenzione. Perché è il gioco del prestigiatore. Oggi, 15 novembre 2015, mi viene da fare una previsione.
Così che almeno l'ho fatta in video e ne potremo riparlare, potrò far rivedere questo video tra un po', tra qualche anno probabilmente. Scommettiamo che nei prossimi anni, superata questa cosa della Siria dopo che avranno fatto la guerra eccetera eccetera, andremo a trovare una situazione simile in maniera tale da poter avere il pretesto per attaccare e in qualche modo far soccombere o in qualche modo mettere la bandierina dei Rothschild su Nord Corea, Iran e Cuba. Iran, Nord Corea e Cuba, le ultime tre nazioni ancora non in mano ai Rothschild e forse il nord del Sudan. Queste saranno le prossime minacce che avremo nel mondo. Ora vedremo se avrò fatto una buona previsione e tra qualche anno l'ardua sentenza. Nel frattempo osserva, ragiona e pensa con la tua testa. A presto.